Mister Androletti, la sua squadra ha fatto sembrare semplice una partita che non lo era e la mezz'ora finale poi lo ha dimostrato. Il 2-1 forse sta anche un po' stretto a questa Sanremese che ha avuto molte occasioni per triplicare i propri gol. Di cosa è più contento di questa partita? Ma sono intanto contento per il risultato, perché affrontavamo una squadra molto ben organizzata, che gioca un calcio propositivo, era uno dei migliori attacchi del campionato, lo sapevamo, e siamo stati molto bravi. Chiaro che questo è il risultato, è la cosa più importante di oggi, anche una prestazione di grande livello, magari dal punto di vista del risultato un po' stretto, perché a memoria non ricordo una partita, almeno della mia gestione della Saremese, con così tante occasioni da gol, e lì dobbiamo crescere, perché poi partite, credo, dominate in lungo e in largo come queste, le devi chiudere, e quando non le chiudi poi magari basta un episodio sfortunato per riaprirle e metterti in difficoltà. Il risultato è importante perché nonostante abbiano vinto tutte le squadre sopra la Sanremese, il Chieri comunque si è fermato e quindi la Sanremese accorcia dalla vetta della classifica, ma soprattutto si allontana dal Borgo Sesia che era la sesta in classifica e quindi la prima non facente parte dei playoff. Insomma, un risultato che dà morale anche per la classifica. Sì, sappiamo che ci sono quest'anno 4-5 squadre molto attrezzate che sono le primissime della classe, proviamo a rimanere attaccati al carro di queste grandi squadre, abbiamo le qualità secondo me per farlo, starci attaccato passa dalle vittorie di queste partite, di partite come queste. E oggi i ragazzi sono stati davvero eccezionali per atteggiamento, per qualità, per prestazione, perché poi è vero che poi abbiamo creato tantissime occasioni sbagliandole, ma le abbiamo anche create, e questo è un merito loro, perché contro una squadra così forte, così organizzata, riuscire a creare a memoria 7, 8, 10 palle gol clamorose, vuol dire che hai fatto una prestazione di alto livello, e quindi sono molto molto soddisfatto. Quattro vittorie di fila, includendo la Coppa chiaramente, anzi ci sarà poi mercoledì il successivo turno qua in casa contro il Prato. La Sanremese sembra aver trovato la propria quadra, in particolare abbiamo visto di nuovo Valagussa al centro della difesa, ma mi piace sottolineare la prestazione di Gemignani, che a inizio anno era sembrato un po' impreciso, forse in alcune partite era mancato un po' il suo apporto, invece oggi ha fatto entrambe le fasi di recupero pallone e poi di ripartenza in maniera eccezionale. Quando la Sanremese, ha fatto paura inizialmente da Gemignani. Ma Daniel è un giocatore straordinario, un giocatore per il quale è stato uno dei primissimi giocatori che abbiamo confermato. È vero che nel primo periodo iniziale non eravamo brillantissimi e lui, come tutta la squadra, non lo era, non lo è stata. Però oggi penso nelle ultime partite si stia vedendo il vero Gemignani, la vera Sanremese, e quando hai un giocatore in mezzo al campo con questa qualità, con questa personalità, è chiaro che diventa importantissimo per l'equilibrio, perché è un giocatore molto bravo sia in interdizione che in prima costruzione, è un giocatore veramente di alto livello per questa categoria, e ce lo teniamo stretto. Ultima battuta su Scalzi, è uscito tenendosi la coscia, si sa già che cosa potrebbe avere. Questo probabilmente della giornata di oggi, una bellissima domenica, penso sia uno dei pochi punti negativi, perché poi un giocatore come Pippo stiamo cercando di recuperarlo nel migliore dei modi, ha avuto un risentimento muscolare, credo, al flessore. E vediamo come va, speriamo non sia nulla di troppo serio, speriamo ci sia fermato per tempo, ed è un giocatore che per il proseguo della stagione della Saremese diventerà molto molto importante.